Il festival è fondamentale perché i film che abbiamo visto, che difficilmente sono distribuiti, diciamo, nelle sale, cambiano la vita, nel senso che ci offrono la possibilità di immaginare un orizzonte possibile che in Italia non abbiamo avuto modo di vivere. Sono anni che abbiamo vissuto e che non torneranno mai più indietro e che, a differenza degli altri paesi, come abbiamo visto nei film, non abbiamo avuto modo di vivere come tutti gli altri, le altre persone omosessuali in altre parti del mondo, serenamente, alla luce del sole, vivendo i nostri affetti. La cultura è la migliore arma contro i pregiudizi, quindi da questo punto di vista il cinema può aiutare ad un avanzamento culturale e sociale, al progresso civile anche del paese. Quello che emerge secondo me dal festival, dal film che abbiamo visto, è che i diritti delle persone omosessuali non riguardano le persone omosessuali, ma rappresentano una questione più generale di democrazia e di rapporti tra di noi. Ma sono due strumenti diversi, il libro e il film. Il film, lo sappiamo, arriva in modo più immediato, e invece sulla pagina scritta c'è bisogno di più fatica, quindi per leggere c'è bisogno di più attenzione alle parole. Questo sta un po' alle caratteristiche di ciascuno di noi. Il festival è importante, i film ci aiutano a comunicare in modo più diretto il messaggio, ma a qualcuno piace il libro, quindi a qualcuno piace anche, diciamo, soffermarsi e riflettere sulle parole e andare un po' più a fondo sui concetti che vengono veicolati ugualmente dai film e dai libri.